Buongiorno a tutti, sono Paola Pendoni, ipnologa e scrittrice del libro Andata e Ritorno. E se trovi interessante il mio canale YouTube, iscriviti cliccando sulla campanella in basso. Cosa cerca in un uomo la narcisista manipolatrice? La narcisista ricerca uomini benestanti che abbiano economicamente una buona posizione e siano ben quotati nei social. Anche se questo non basta, ama ricevere attenzioni, quindi ha bisogno di una persona empatica che sia in grado di soddisfare tutti i suoi capricci. Ricerca spesso un partner carismatico, audace, affascinante, anche se queste caratteristiche non sono sufficienti. È importante per la narcisista che sia un uomo conciliante e generoso. Deve dedicarsi completamente a lei nel darle attenzioni e costruire momenti magici. Praticamente l'uomo che possiede la grazia ed eleganza di passare sopra anche ad errori clamorosi per evitargli un turbamento d'animo. Quando una donna narcisista entra nella tua vita, tutto riacquista nuovi colori, sapori, emozioni a causa del suo magnetismo. Durante la conoscenza cerca di entrare nella tua intimità per individuare i tuoi punti deboli. È una grande osservatrice al fine di avere il controllo del gioco relazionale. Sa come farti sentire speciale ed importante, anche se smetterai di esserlo qualora la dovessi deludere. In questo caso verrai attaccato come punizione dei tuoi errori nei suoi confronti, oppure sarai allontanato in quanto considerato non meritevole. La donna narcisista spesso attribuisce agli altri la colpa dei suoi fallimenti relazionali, parla dei suoi amori passati con insoddisfazione per il mancato trattamento che avrebbe voluto ricevere. Appare come una brava persona, è una donna profondamente coinvolgente, in grado di fare dichiarazioni d'amore appassionate. Nella relazione ha bisogno di avere una posizione autorevole e di riconoscimento del suo status. È molto importante che il partner sia benestante o abbia una riconosciuta posizione sociale. Ella ambisce alla ricchezza e a una vita agiata e tu sei il mezzo per ottenere ciò che desidera. La donna narcisista, come ogni vero narcisista, negherà anche le evidenze e invece di passare all'offensiva, interpreterà il ruolo della vittima o la martire e tenterà di manipolarti per farti sentire in colpa. Se ti ha tradito e cercherai di affrontare l'argomento, lei risponderà con indignazione, negando categoricamente la relazione, non ammetterà mai il suo errore. Uno dei tratti narcisistici più significativi è l'incapacità o la riluttanza ad ammettere un errore. Ecco perché una relazione intima con una narcisista è sempre caratterizzata da frustrazioni e sofferenza. Se le prove del tradimento sono schiaccianti e si sentirà chiusa in un angolo, cambierà strategia interpretando il ruolo della vittima, dicendoti frasi tipo «Cosa ti aspettavi? Non mi presti quasi nessuna attenzione? So di non essere abbastanza importante per te. Sono stanca di sentirmi l'ultimo desiderio della lista». A questo punto, per la vittima, la sua infedeltà passerà in secondo piano e l'attenzione si sposterà su cosa si poteva fare per evitare questa spiacevole situazione che l'ha spinta a tradire. Di conseguenza, gira e rigira la frittata, il colpevole sarete sempre e solo voi per ogni qualsiasi cosa che lei farà. Ne vale la pena di avere una donna così? La stessa cosa che dico alle donne in merito agli uomini. Se sei in una relazione tossica con una narcisista, non pensare di riuscire ad uscirne da solo. Hai bisogno di aiuto e se desideri il mio aiuto con l'ipnosi per farti capire che schema ha usato per entrare nella tua vita e manipolarti, per evitare
di attirare sempre la stessa tipologia di donne, contattami. Contattami alla mia email paolafendi@gmail.com. Non avere vergogna, pensa solamente al tuo stare bene. Un bacio a tutti e al prossimo video.